oggi si parte tutti dalla stessa linea. Posizioni e punti della stagione passata sono solo un ricordo lontano e non hanno più alcuna rilevanza. Oggi la mente di tutti è rivolta all'obiettivo finale, anche se ancora lontano. C'è euforia e ottimismo nell'aria, elementi che potrebbero assicurare una partenza col botto. L'importante è non esagerare, mantenersi concentrati, non farsi prendere troppo dall'emozione. Solo così si riusciranno ad accendere le speranze dei fan. Quelli in azione sono la maggioranza, questo è Giuseppe Meazza che conosciamo. Si riparte con le squadre tutte a zero punti. La posizione in cui hanno concluso la passata stagione è irrilevante, oggi come ogni volta. Fabio, questo campionato è come il vino, migliora con il tempo. Ogni anno sembra portare nuovi talenti, più qualità, uno spettacolo migliore, in generale più introiti per tutte le parti coinvolte. Logico che l'attesa per l'inizio di stagione diventi sempre più spasmodica. La partita è iniziata. Una nuova stagione per qualcuno significa anche un nuovo allenatore. Che ne pensi del progetto di questa società? Ma mi sembra che il nuovo mister abbia le idee chiare, Fabio. Ha solo bisogno di tempo per mettere in pratica la sua visione. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Arriva a traversone di Ashley Young. Messo fuori dalla difesa. Suggerimento filtrante per Christian Eriksen. Arriva attraversione di Ashley Young. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Barella allarga il gioco sulle fasce. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. C'è il colpo di testa, entra nuovamente. Giusto al momento giusto. Ha avuto un vizio da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Lasagna. L'Inter gioca bene, tiene il possesso del pallone ed è avanti nel conto delle reti. Decide di sfruttare la fascia. Barak. Qui marcatura asfissiante. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Un solo gol all'area ferma, fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Fofana. Zegelar. Fofana. Lukaku di forza. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Allontana il pericolo. Fofana. Bella apertura. Qui può partire il contropiede. Young conserva il possesso del pallone. Scatta verso il pallone. Sicuro qui il portiere che riesce a controllare. De Pau prova a innescare un'azione offensiva. Rischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio.
Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. L'Inter può andare a riposo con un vantaggio importante, anche se minimo. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Si riparte con un fallo laterale. Lukaku. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Pallone lungo, in verticale. Brozovic. La mette sulla sinistra. Ashley Young con il cross. C'è l'opportunità per il contropiede. Ottima progressione, palla al piede. Riconquista la palla. Teodorczyk scatta verso il pallone e fa palla con grande sicurezza. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Pronto al tiro! Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Tostekong. Barak. 1-0 il risultato mentre ci avviamo alla fine. Decidono di giocarla all'indietro. Mandragora. De Pau. Mandragora. Teodorczyk. De Paul. Alla peggio nello scontro di forza. Va a cercare il secondo. Tocca con la testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. 3 punti importanti per cominciare subito bene, benissimo direi, questo campionato. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Non potete...